Bentornati a Roma Incontra Rapacis, sono sceso in platea perché sono a fianco a padre Paolo Dall'Oglio, fondatore di una comunità monastica in Siria, dalla quale è stato cacciato perché aveva preso posizione nei confronti del governo siriano di Assad. Adesso è riparato nel Kurdistan iracheno, sta facendo anche là le cose che faceva. Abbiamo parlato di solidarietà e di egoismo. Lei naturalmente incarna per definizione la solidarietà, perché aveva deciso nel 1982 di fare questo passo. Ce lo racconta un momento, ci racconta perché l'hanno cacciato. Mi permetta di dire che l'egoismo è una buona medicina, nel senso che forse bisogna cercare di salvarsi l'anima, cioè non possiamo che cominciare da noi stessi. Io ho cominciato nell'82 in quel monastero perché ho trovato il corpo dei miei desideri, di come rendere carne e storia un desiderio di pacificazione tra cristiani e musulmani, che è la mia passione. E quindi lì c'è stato creare, attraverso un antico monastero da restaurare, un polo magnetico di attrazione di una società verso un oltre delle nostre contraddizioni. Poi sono stato cacciato perché sono stato solidale con i giovani che chiedono democrazia e libertà e dignità. Se c'è una lezione che ho imparato anche adesso in questi 6 mesi che ho fatto da ambasciatore della rivoluzione siriana e ho girato dappertutto incontrando i siriani che si danno da fare perché si arrivi finalmente ad una soluzione, ad una vittoria, sono meravigliato e commosso dalla mobilitazione immensa di una grande capacità di altruismo solidale di questi giovani. Noi gli abbiamo chiesto: ma da voi da dove venite? Chi vi ha partorito? Noi, abituati ad una gioventù manipolata dal regime, col cervello succhiato dalla logica di regime, poi scopriamo questi giovani magnifici che ci dicono: ho imparato tutto dal sangue del mio compagno d'università versato sulla strada per la libertà. Lei tra l'altro tutto questo l'ha scritto in un libro, Crosetto, sei veramente l'unico che non ha scritto un libro, perché anche il padre ne ha scritto uno, Gabrielli Editore, La sete di Ismaele, Siria, diario monastico, questa esperienza di solidarietà la ritrova anche nelle posizioni diciamo della comunità internazionale, nella politica, estera. Oggi Fini ha evocato l'intervento della comunità internazionale, ci sono prese di posizione, il ministro Terzi, ma sono le classiche cose della politica che dice che non fa, o c'è effettivamente, secondo lei, in questo momento un movimento reale dei paesi, diciamo, occidentali nei confronti della Siria? Ma noi siriani abbiamo sofferto, diciamo, tutte le contraddizioni, compreso l'euro, compreso la paura dell'Islam, il fallimento completo dell'Occidente in Afghanistan, dopo la sconfitta in Iraq. Quindi arriviamo un po' in ritardo sulla disponibilità della generosità occidentale. Ricordo un diplomatico italiano che mi diceva 20 anni fa: sa padre, non si illuda, finché questi Assad rimangono per lo Stato secolare, noi saremo con loro qualunque cosa facciano della loro gente. E credo che questo cinismo, perché è solo cinismo quello che può lasciare un popolo dopo 50.000 morti, 3 milioni di sfollati, 300.000 vittime al suo destino sotto le bombe degli aerei e dell'artiglieria pesante di Assad. È solo cinismo occidentale, pesantissimo e colpevolissima omissione. Allora qui c'è una giustificazione inconscia che viene dalla paura dell'Islam, questo altro assoluto, inossidabile, inaggirabile, irrisolvibile. E qui bisogna che ce le diciamo con franchezza queste cose. L'islamismo politico, anche armato, è uno dei grandi fenomeni della nostra epoca. Ridurlo a terrorismo è cecità e stupidità. E crea lo spazio del terrorismo.
proprio produce spazio al terrorismo. Stiamo restando che il terrorismo c'è, non è ma che certo non c'è. Che c'è, come quando c'erano le Brigate Rosse. Si tratta di riassorbire, questi sono ragazzi nostri, questi che finiscono le derive di violenza più assurde. In Siria il terrorismo è la parte dei combattenti che è clandestina a bordo della rivoluzione e che fa da giustificazione a tutto l'assenteismo dell'irresponsabilità collettiva. Mi fanno passare per prete guerrafondaio. Il prete col mitra, no? Perché bisogna finire, interrompere questa carneficina nei confronti di un popolo che chiede libertà e dignità e viene spinto verso il terrorismo. Io chiedo che tutte queste rondini, tutte queste colombe siano efficaci nel lavorare alla riduzione degli armamenti e nello stesso tempo trovare soluzioni concrete, certo. Perché l'Italia pacifista è andata a braccetto con quel macellaio di Gheddafi per decenni. E di Assad la stessa porcheria. Quindi c'è una. Sono d'accordo con lei, ma il problema non è un rigorismo manicheo sull'avere le nostre polizie disarmate, che sarebbe un'ingenuità, ma di fare una cultura della riconciliazione che si occupi di questi giovani, anche criminali, come ci si occupa di figli nostri, che tra l'altro esprimono pure la violenza che è in noi.